Noi abbiamo sottolineato sostanzialmente di lanciare un ponte tra la società civile e le forze dell'ordine. Per quanto noi rappresentiamo lo Stato, noi comunque siamo lavoratori tra i lavoratori e quindi il nostro compito è semplicemente di far rispettare le regole. Noi non vogliamo essere la valvola di sfogo di nessuna situazione critica, ci mettiamo nei panni dei lavoratori perché ci rendiamo conto che magari un gestore di una palestra o di un ristorante può essere un nostro familiare, un nostro parente, e quindi però non è motivo per cui diventiamo noi l'oggetto della rabbia della gente. Questo lo reputo inaccettabile, come la solidarietà a tutti i colleghi feriti a Torino, a Lecce, alle situazioni che si sono create anche a Roma. Speriamo che non ci siano infiltrazioni, perché noi a Pesaro abbiamo dato dimostrazione che i cittadini che hanno manifestato liberamente hanno dato una grande dimostrazione di educazione e di rispetto delle forze dell'ordine e di dimostrare la loro rabbia in maniera molto civile ed educata. A noi le richieste le facciamo tutti i giorni, le richieste sono le stesse. Il problema vero che in Italia purtroppo chi tocca un poliziotto, chi tocca un carabiniere, spesso non paga nemmeno per le azioni che vengono svolte, quindi, ma questo è un discorso molto più ampio che trova fonda radici da lontano. Ecco, questo è il dispiacere che determinati atteggiamenti contro le forze dell'ordine non trovano mai poi una vera sanzione o una denuncia con un effetto anche detentivo. Diciamo oggi picchiare le forze dell'ordine un po' all'ordine del giorno, sapendo di rimanere impuni.